Buona, sana e attraente. La mela rosa dei Monti Sibillini, gioiello del Piceno e del Fermano, si festeggia nel weekend con l'evento Sibillini in Rosa nel centro storico di Monte di Nove. Settima edizione di una manifestazione che quest'anno, a 2 mesi dal sisma, assume un significato diverso di promozione e invito a visitare luoghi straordinari immersi tra i Monti Azzurri. Bisogna festeggiare la mela rosa in questo momento perché rappresenta i Sibillini, Sibillini dove c'è stato il terremoto ma non c'è più. Adesso c'è un autunno meraviglioso e quindi bisogna festeggiare i prodotti dell'autunno dei Sibillini ed andare il 29 e il 30 a Monte di Nove per mangiare la mela rosa così o anche nelle trasformazioni culinarie che sono fantastiche, per vedere un paese completamente ristrutturato che è un piccolo gioiello e per godere dell'autunno nei Sibillini che è pieno di colori. Un frutto prezioso e ricercato che rilancia un territorio. Sì, la mela rosa rappresenta un po' un frutto importante perché fa decollare anche l'area di Sibillini, non soltanto quella di Monte di Nove. Questo frutto che era stato abbandonato l'abbiamo recuperato. Adesso abbiamo un'associazione, sta crescendo le richieste per fare degli impianti nuovi e questo diciamo dà sostenibilità a tutto il territorio anche a livello sociale, economico, turistico e culturale. Presidio Slow Food, la mela rosa vanta il riconoscimento che valorizza le piccole produzioni tradizionali a rischio estinzione. È uno dei primi presidi a livello nazionale e internazionale, quindi siamo stati inseriti all'interno della lista, dell'elenco insomma dei presidi internazionali, 400 presidi, quindi voglio dire dopo 16 anni, perché il presidio è nato, quindi questo riconoscimento è stato dato nel 2000, quindi il presidio ha resistito insomma per 16 anni e anzi si è rafforzato con l'attività praticamente che è stata fatta in questi anni, quindi con la nascita di aziende, quindi produttori nuovi che hanno creduto nel progetto e quindi hanno, come dire, dato un valore aggiunto praticamente anche all'attività che è stata fatta come, diciamo, condotta Slow Food del Piceno.